Andiamo a farci un giretto. Buongiorno ragazzi, day zero con l'Aprilia 660. Un po' di roadbook tua. Prima accensione. Vitto Guareschi, la mente del progetto. All'opera. E le gemelle? No, no, no. Due gemelle. Io mi metto proprio il massimo, in modo che mi piaccia fortissimo. Beh, c'ecco. La grande. Regole in manubrio. Postazione supercross. Adesso indurisco tutte le forcelle. Poi si va. Si va a fare i tripi. Invece Paolo fa traccia GPS. Vediamo. Stiamo scaricando la traccia. Che bello. Col tablet. Ragazzi, siamo pronti, cambiati, si va a provare le moto finalmente. Vito, le ha preparate tutte, si va a fare un roadbook 230 km e via. Speriamo che di divertirci, prima presa di contatto con la bicilindrica, alla grande. Ragazzi, allora primi metri fatti, primi chilometri fatti con l'Aprilia. Adesso vi spiego un attimo come la moto. Eccola qua ragazzi, Aprilia Touareg 660 by Guareschi Corse. Questa è la prima evoluzione su cui inizieremo il lavoro di sviluppo per poi cercare di portarla più in alto possibile. Questa base è quella con cui ha corso Francesco Montanari, mio compagno di team, lo scorso anno, con Guareschi appunto. Sono partite la Touareg standard, hanno cambiato tantissime cose a partire dalle sospensioni, Ohlins dietro e davanti con le cartucce Andreani. Tra poco arriverà l'Ohlins da 48 anche davanti, poi hanno fatto tutta la modifica anteriore alla torretta, hanno cambiato tutto l'impianto di scarico, alleggerito. Impianto freno, un sacco di lavori, quindi questa è la base e poi ci si lavora. Tutto a posto, ti sei perso? Okay. Ho seguito una traccia arancione anziché rossa. No, e me ne sono accorto un po' dopo.
Bisogna hai fatto troppi anni con roadbook, Hai fatto troppi anni con roadbook. Ah, bisogna scegliere bene i colori, vedi che si confonde. Siamo arrivati al refueling. Abbiamo fatto 85 km. Vai Paolo. Vai avanti che ci fai due video. Con calma, cieco. Non ti preoccupare. Mangia tranquillo che c'è tempo. 10 gradi ci sono, quindi. Abbiamo passato il 100° chilometro, ma per adesso non vedo arrivare nessuno. Spettacolo. C'è un bel freschino, ci sono 9 gradi. Però la moto è una figata, mi sto divertendo un casino. Abbiamo montato anche pompa freno del cross, abbiamo il gas ride by wire e quindi potremo anche fare eventualmente tipo i limitatori di velocità grazie al comando ride by wire. E niente, adesso stiamo usando ancora lo schermo, diciamo, originale dell'Aprilia. E con le mappe ovviamente togliamo traction, ABS e tutto, e almeno abbiamo potenza pura. Ci sei tu. Sefem, andiamo? Andiamo, che è finito. Mancano 30, dai. Volete una birra? Andiamo a prendere una birra? No, dopo. Andiamo. Paolo, sei ancora all'opera? Che team, ragazzi. Allora, primo giorno di test è andato. È stato bello prendere confidenza un po' con la moto grande. È tanto diversa dalla moto da enduro a cui sono abituato, però devo dire che mi sono divertito un casino. È stata una figata sentire i cavalli, c'è davvero tanta potenza e super gestibile, quindi ho smanettato anche, poi vi farò vedere qualche video on board. E niente, primo giorno è andato bene, dobbiamo sistemarla un po' di sospensioni, fare qualche modifica, ma la base davvero su cui ha lavorato Guareschi è davvero molto buona, quindi figata, domani poi vi dirò di più, intanto il primo giorno è andato. Giorno 2, pronti?
sono peggiorata ancora la voce. Ho preso un freddo della Madonna ieri, c'erano 9 gradi e ve l'ho smanicato e basta. Adesso scarichiamo le moto, montiamo il roadbook e si vola. Abbiamo già fatto un po' di modifiche, pronti per secondo giorno di test e via. È 10 litri, 12. Sì, secondo me ne mette dentro poca. Oggi è giornata più corta. Visto che ho già provato per 2 giorni la moto, volevo raccontarvi un attimo più nel dettaglio. E come dicevo, tutti questi pezzi sono della moto che monto adesso, sono acquistabili e sono tutti fatti da Guareschi Corse, tranne il mono Ohlins, che dovrebbe essere un prototipo, e lo scarico SC, che questo è titanio e carbonio, mentre viene venduto quello in acciaio. E poi per tutto il resto si può prepararla così da Guareschi, quindi chiunque avesse una Touareg o vuole acquistarla e vuole prepararla così lo può fare. Quindi tutta la parte di alleggerimento sia strutturale che della torretta, montare la strumentazione per navigare. Poi a livello di cambio si può scegliere se usare o no il quick shifter. Io in questo momento non lo sto usando, ma lo proverò in futuro. Cavalletto diverso, cerchi diversi con gommatura enduro, quindi sia mozzo che mozzo fatto da Guareschi con canale XL. Tutta la parte del manubrio da cross, manopole, paramani, eccetera. Tappo serbatoio, quello non con la chiave, quindi abitato, diciamo. Forcella Andreani e appunto tutta la parte di lavoro sull'elettronica, motore, di cui vi ho già accennato. Quindi si tolgono tutti i controlli, ABS, eccetera. Si può tenere il traction control, ma in questo momento io non lo sto usando. Si può fare una mappa dedicata e basta, questo è quanto. Adesso stiamo usando un impianto freno anteriore con un solo disco e una sola pompa, con impianto con la pompa del cross, e stiamo un po' testandola. Niente, la moto mi è piaciuta tanto, ho dovuto fare 2-3 regolazioni di sospensioni, ma siamo già a un buon punto di partenza. Motore ce n'è tantissimo, il telaio è un bel telaio, è maneggevole, ma altrettanto è abbastanza stabile. La cosa che mi è piaciuta tantissimo è la posizione di guida, perché con la sella così, per me che sono alto, è fantastica, riesco a guidare bene. Col manubrio cross, distanza pedane, sella, manubrio, è davvero fatta benissimo. E quindi niente, lavoreremo su tanti dettagli, poi arriveranno le forcelle Ohlins da 48, sempre fatte da Andreani, su cui lavoreremo sicuramente, con questo mono magari provando diverse tarature. E basta, questo è quanto.